Ecco lo stivello Teppistello, ragazzi. Buonasera a tutti, ben ritrovati nel mio canale. Un ringraziamento ancora agli ultimi iscritti e a quelli che hanno visualizzato gli ultimi miei video. Stasera parliamo di un dispositivo speciale che mi ha interessato moltissimo in questi giorni, che si chiama Fitbit Tracker. È un piccolo orologino da polso che può aiutare tantissimo tutti voi a gestire i vostri allenamenti e soprattutto è in grado di calcolare il peso corporeo, le calorie che ogni corpo deve spendere e incamerare ogni giorno, e può controllare anche le ore di sonno, le ore di qualità di sonno che uno ha speso, e aiutare anche a perdere peso, perché considera quante calorie ogni giorno devi andare in deficit al massimo per stare bene ogni giorno, nelle 24 ore, dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva. Quindi andiamo a scoprire questo bello orologino insieme. Vi farò una breve spiegazione. Dico brevemente le 5 cose principali da poter fare quando acquistate il vostro Fitbit Clock, che si chiama Fitbit Charge 4. Questo è, diciamo, il modello più efficace, uno degli ultimi modelli. E la prima cosa da fare è collegarlo all'app di Fitbit, che la potete scaricare da Play Store nel vostro Android nel telefono, e collegarla direttamente a questo orologio da polso, appunto il Fitbit Charge 4. Seconda cosa che si può fare, potete controllare costantemente il vostro consumo di calorie giornaliere e riuscire a memorizzarvi durante il giorno qual è il momento in cui avete fame, semplicemente guardando un numero, perché l'orologio riuscirà esattamente a calcolare il momento in cui il corpo vi richiederà di mettere dentro delle calorie. Vi faccio un piccolo esempio: un mio amico che a 1300 calorie spese, gli viene il primo attacco di fame e peso. Terza cosa, potete controllare il battito cardiaco, quindi di conseguenza anche la pressione e i battiti per minuto, sia a riposo, sia mentre state andando a dormire, sia mentre siete sotto sforzo e in qualsiasi altro momento della giornata, anche quando siete seduti o state camminando tranquillamente. Quarta cosa, e potete mettere appunto nell'orologio un sistema per calcolare quanto dispendio energetico vi ci vuole per perdere peso, quindi quante calorie dovete consumare per ogni giorno levare quel tanto che serve per poi perdere peso nel giro di una settimana o 2 settimane, perché chiaramente non si può fare tutto in una volta, perdere peso va fatto per gradi. E infine la quinta cosa che si può fare con questo bellissimo Fitbit Clock è quella di calcolare tramite appunto una programmazione specifica anche qual è il peso forma che dovete ottenere mentre perdete peso, cioè mettere un setup di un peso forma che voi scegliete, quindi per esempio paragonato all'altezza, non so, 1,85. Volete arrivare a 78, che potrebbe essere fondamentalmente un peso che vi consente di avere la pancia asciutta e comunque un tono muscolare buono. E appunto l'orologio Fitbit collegato all'app vi dirà esattamente quante calorie al giorno dovrete consumare, sia se decidete di stare fermi, sia se decidete di fare attività, per poi arrivare al target di questo peso qua. Sì, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, pollice in alto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate come sempre la campanella d'allarme mettendo notifiche personalizzate tutte, così vi arriveranno tutte le notifiche dei miei video. Alla prossima, al prossimo appuntamento, un abbraccio!